Friedrich Wöhler nasce a Eschersheim, in Germania, nel 1800. Da ragazzo colleziona minerali. La chimica è la sua più grande passione, ma decide di studiare medicina. Si laurea a Heidelberg nel 1823. Uno dei suoi professori, Leopold Gmelin, lo convince a riprendere gli studi in chimica. Wöhler perfeziona la sua conoscenza a Stoccolma con Jöns Jakob Berzelius. Dal 1826 insegna chimica a Berlino e poi a Gottinga. Scienziato infaticabile, nel corso degli anni isola per la prima volta vari elementi, tra cui l'alluminio, il berillio e l'ittrio. Nel 1828 compie la sua scoperta più importante. Sintetizza un composto organico, l'urea, partendo dal cianato di ammonio, un reagente inorganico. I composti organici possono derivare dalla materia inorganica. È la fine del vitalismo, l'ipotesi secondo cui gli organismi viventi sono il frutto di un'imprecisata forza vitale. Impressionante! Questo è l'aggettivo usato in un articolo pubblicato sulla rivista Scientific American, poco dopo la morte di Wöhler nel 1882, per definire il suo contributo al progresso della chimica.